finale la Torres di Alice Pignagnoli, quindi tu avrai modo di rivedere la Liga Alice Pignagnoli, la Pignagnoli, sì. Caro Mario, quindi mettici tutto il tuo per farci superare il turno con... Io ce lo metto tutti, perché se viene la Pignagnoli qua in studio faccio piacere a tutti i maschietti che vedono Golden Goal, eh? Ok, perfetto. Ti ringrazio, ciao. Ciao, buona continuazione. Bocca al lupo per mercoledì. Allora, adesso Ada con l'eccellenza, dammi tutti i risultati, dai. Ok, veloce. Eccellenza, terza di ritorno, girone A, Atletico 9, no, la Isola di Procida 1-0, Ferrini quarto 4-0-5, Gladiator San Nicola 2-0, Monte di Procida San Giorgio 0-1, San Sebastiano Virtus Vola 2-0, Stasia Savoia 1-3, Torrecuso Sanità 1-0, Virtus Carano Marcianise 3-0. Per la classifica viene condotta dal Savoia con 47 punti, segue Gladiator 42, Carano 32, Torrecuso 29, Vissan Nicola 28, Isola di Procida e Monte di Procida 25, San Giorgio Marcianisi Atletico Nola 24, Stasia 22, Quarto 21, Virtus Volla 20, Sanità 19, San Sebastiano 17, Ferrini 0 punti. Andiamo quindi al girone B, Calpazzo Scafatese 1-2, Cava Montecorvino 0-0, Due Principati San Severinese 0-1. Libertà Stabia Ippogrifo 2-2, Massa Lubrense Faiano 3-1, Palmese Clanese 1-0, Angri Agropoli 0-2, Atripalda Pompei 0-0. Per la classifica vediamo l'Agropoli la conduce con 42 punti, segue Montecorvino 34, Città di Cava 33, Palmese 30, Libertà Stabia 28, Pompei 27, Calpazzo 25, Scafatese e San Severinese 23, Faiano Ippogrifo 22, Clanese 21, Massa Lubrense 19, Atripalda 18, Città di Angri 11, Due Principati 6 punti. Benissimo Ada, allora avete visto il titolo d'ingresso, perché dobbiamo mandare in onda questo filmato che abbiamo registrato stamani per l'apertura dello stadio Iorio di Casalnuovo. Finalmente Casalnuovo ha il suo stadio, un bello stadio, veramente possiamo chiamarlo stadio e non campo sportivo. Vedete, abbiamo messo nel titolo grafico il presidente del Casalnuovo De Micco, scusate, ho detto De Micco, delle cave. E non mi confondete, sono così confuso. E non si è confuso perché lui è la cava, quindi non volevo dire. Delle cave, assolutamente. Giovanni, grande Giovanni amico di questa trasmissione, ci fa piacere. E poi del sindaco di Casalnuovo. Vediamo stamane l'inaugurazione dello stadio di Casalnuovo, via con la regia. Eccoci qui allo stadio Domenico Iorio di Casalnuovo per l'inaugurazione appunto del nuovo stadio, d'opera del presidente del Casalnuovo Giovanni Delle Cave. Dopo una sfilata con dei carri partita da Napoli, da Piazza Municipio, sono arrivati qui. Adesso a breve si svolgerà una partita commemorativa tra le vecchie gole Casalnuovese. Mister Sanchez, mister, dopo questo regalo del presidente penso che sia d'obbligo portare a termine l'opera promozione, cosa ne pensa? Sì, infatti oggi sono onorato di allenare quest'anno qui per la prima volta, loro hanno avuto questa manifestazione bella del campo sintetico, dobbiamo sfruttarla al massimo con la prima squadra. Noi ci alleniamo ancora per un altro poco a Casoria, dove sapete tutti, però nel breve periodo, penso nel giro di una settimana, 10 giorni, ritorniamo qua e cerchiamo di raggiungere l'obiettivo che abbiamo prefissato all'inizio dell'anno. Presidente, allora, complimenti per questo bel lavoro che ha portato a termine. Adesso cosa pensa di promettere al pubblico di Casalnuovo?
Ma guarda, la promessa che faccio al pubblico di Casalnuovo, loro lo sanno, è di portare il nome di Casalnuovo quando più in alto è possibile, sia il nome come a livello calcistico, sia a livello della città, perché io ci tengo per la mia città, per Casalnuovo, qua ho vissuto, sono nato, ci lavoro, quindi Casalnuovo è stato troppo infangato in questi ultimi tempi. Allora attraverso lo sport, attraverso anche attraverso le istituzioni, cerchiamo di portare di nuovo il paese a un certo livello. Il paese merita, tramite, ripeto, lo sport, il calcio, il basket, lo sport in generale, dico, in realtà. Vorrei ringraziare le autorità che sono venute qua, l'onorevole Luciano Schifone, Gianni Imbrota, l'onorevole Nespoli e quant'altro. Cosa devo promettere sul campo nuovo? Con la speranza che il campo nuovo ci dia quest'atto di qualità che fino adesso stiamo dimostrando. Nonostante tutto che stiamo giocando sull'allenamento, facciamo a una parte, la partita li facciamo a Vol e siamo alla seconda posizione in classifica. Presidente, adesso la promozione è d'obbligo, è d'accordo? La promozione è d'obbligo, il campionato è lungo, lunghissimo, e siamo a 6 punti dalla capolista, certo, ci abbiamo uno scontro diretto qua, ce la metteremo tutta come sempre, perché noi quando andiamo in campo ci mettiamo sempre l'impegno, i ragazzi si impegnano, lottano, sudano la maglia, come si suol dire, e con la speranza che alla fine di portare, di scendere all'obiettivo e festeggiarlo sulla nuova struttura, sul nuovo terreno di gioco. Vorrei ricordare che noi abbiamo un ragazzo che lunedì parte per la Romania, si chiama Antonio Bispico, è il 94, è stato convocato per la rappresentativa campana, per la Romania, che devono fare questo stage. Noi veramente fa molto piacere, perché vedi, un ragazzo che ha 18 anni, che cresce, allora noi cerchiamo anche di farli crescere questi ragazzi, di farli conoscere altre persone, di misurarsi con altre persone, è una cosa bella, e lo sport deve essere così, lo sport non deve essere violenza, deve essere una cosa di aggregazione e di amicizia. Siamo col sindaco di Casalnuovo, Antonio Peluso. Signor sindaco, lei pensa che l'inaugurazione di questo campo sia un punto di partenza o un punto di arrivo per la città di Casalnuovo? Non un punto di partenza, è un ulteriore tassello, perché deve sapere, noi ci siamo insediati per questa consiliatura da circa 2 anni e abbiamo già fatto diverse inaugurazioni, quindi è un tassello ulteriore. Ci saranno altre cose, l'ho detto nel mio intervento di prima, fra poco partirà anche una pista di pattinaggio, sarà fatto un recupero al Corso Umberto dietro alla scuola elementare attualmente chiusa per realizzare un'altra piccola struttura sportiva che si aggiunge alle tante altre che già ci sono. Badi che noi abbiamo un palazzetto dello sport nuovissimo utilizzato da centinaia e centinaia di persone. Quindi è un ulteriore tassello, ci saranno altre cose, quindi il miglioramento della città per quello che è nelle nostre possibilità, certo i problemi sono tanti, ma per quello che noi possiamo fare si è intrapresa la strada del miglioramento della città, continueremo su questa strada. Volevo sapere, partire con l'inaugurazione di uno stadio vuol dire che insomma lo sport a Casalnuovo sta prendendo forma? Sì, allora lo stadio è la seconda iniziativa di strutture sportive che abbiamo cominciato in questo nostro mandato, cominciato nel gennaio 2010. La prima è stata il palazzetto dello sport, abbiamo rifatto il parquet del palazzetto dello sport, ora c'è il campo sportivo e a febbraio comincerà un'altra struttura sportiva, una pista di pattinaggio con annessa tribuna tutta coperta, che servirà anche per iniziative e manifestazioni, anche di altre manifestazioni sportive. Quindi stiamo cercando di mettere insieme quell'impiantistica sportiva a supporto delle attività sportive. Grazie, in bocca al lupo. Mauro Cerbone, capitano e difensore del Casalnuovo. Mauro, adesso penso che con questo stadio, con questo regalo del Presidente delle Cave, è quasi impossibile mancare il progetto promozione. Penso che questo campo ci dia una scossa in più per cercare di arrivare all'Ortese. Fino adesso abbiamo fatto tanti sacrifici, siamo andati ad allenare
su 5-6 campi diversi e giochiamo a volley. Questo comunque comporta un po' di ci penalizza un po'. Speriamo di avere questo campo al più presto per avere lo sprint per arrivare primi in classifica, perché è il nostro obiettivo principale. Grazie Mauro. Avete visto questo servizio? Ci fa grande questo presidente. Grande presidente, guarda, Giovanni. Se ci sta ascoltando gli mandiamo un grossissimo saluto. Giovanni, io lo voglio bene, ve lo dicevo prima, lo voglio bene veramente, perché è un uomo schietto, genuino, e sinceramente il prossimo anno spero di vederlo in eccellenza. Ma sicuramente ci sarà. In qualche maniera, io non sto dicendo che devi vincere, perché non voglio poi farmi nemici e altro. Però lo vorrei vedere o coi playoff o con il ripescaggio o come prima squadra, comunque come prima classificata. In qualche maniera comunque vogliamo vedere il Casalnuovo in eccellenza, visto anche questo stadio, hai visto che stadio? Beh, certo. Scusami, hanno fatto questo sforzo fare lo stadio, permetti, che venga ripagato. Tu che sei l'assessore di Curti, di solito sei di Curti? Curti, che è proprio Curti ho fatto. Aspetta, guarda, io seriamente, quando guardo questi campi, quando vedo l'inaugurazione dei campi, soprattutto i campi in erba sintetica, con grossa invidia osservo, perché non abbiamo la possibilità noi economica di fare per esempio un campo in erba sintetica che costa una cifra. È molto facile, aprite un supermercato e un grande cinema e così praticamente dite però mi dovete fare il campo e noi vi diamo la licenza e che la faranno? Solo prendo così, devi barattare così. Prendo per buono il tuo suggerimento. Esatto, no, ma mettilo su si cede il suolo magari fosse così facile. Sto scherzando, posso leggerti? Fatemi leggere qualcosa, questa povera ragazza stasera. No, perché fatto io ho scritto. Vai. Forza Nola, avanti così. Poi la trasmissione è sempre più appassionante. Un bacio a tutti, nonna Maria Luisa. Nonna Maria Luisa, un bacione forte alla nostra assidua telespettatrice. Ciao Ada e Mario, ma perché secondo te il girone G è più facile? Nel girone H ci sono almeno 6 squadre scarse e sono sicuro che in quel girone il Bacoli si sarebbe salvato. Marco da Bacoli. Ancora terzi e non ci fermiamo, forza Nola. E poi, chi è il numero uno? Senza dubbio Bergavi, persona seria e di grandi valori umani. Ciao Raffa, a presto. Chi gliel'ha mandato? Chi è sta pazza? Non ci interessa, era solo un messaggino per lui e gliel'ho letto. Allora, volevo dire, mi hanno telefonato da Nola, per il Nuvola, voglio ricordare, perché voi sapete che io ho messo, la settimana scorsa, non arrivò in tempo il filmato di un minuto per gli incidenti di 2 settimane fa, che successero tra il Cosenza e il Nuvola. Veramente fu il Cosenza, il Nuvola non c'entra proprio. Allora quel minuto, pensate, un minuto l'abbiamo messo su Facebook, siamo arrivati a oltre 5.000 cliccate, mentre la tua partita di Catanzaro, che perdeste maledettamente in casa, siamo arrivati a 2.500-2.600 stavamo stasera di cliccate. Questo vi fa capire quanto questa trasmissione sia seguita un po' da tutta Italia. Oltre che seguita in televisione. Vabbè, è chiaro, vabbè, voglio dire. Tanto è vero che questo ha fatto sì che noi stiamo facendo gli sforzi terribili affinché il popolo di internet e di Facebook lo possa vedere in diretta la domenica sera direttamente sui loro computer, grazie a CalcioLink. Che ci stiamo mettendo d'accordo. Non è la sola novità, mano a mano che andremo avanti, noi ve le diremo. Voglio ringraziare i miei ospiti, ringrazio naturalmente Bergavi, la persona, come ha detto, come hanno scritto? Niente, non hanno detto niente, dice, chi è il numero uno? Senza dubbio Bergavi, persona seria e di grandi valori umani. Allora, io voglio spendere 2 parole per questo ragazzo, non posso dire. Ah, perché non è un ragazzo, ok? Rispetto a me è un ragazzo, non è un uomo. Voglio dire, insomma, lavora dalla mattina alla sera per la Napolis. È uno dei migliori segretari e addetti stampa in contemporanea che io abbia mai visto in Campania. Non è una sviolinata che gli voglio fare perché mi collabora, ma effettivamente è sempre disponibile, risponde sempre al telefono. Comunque è un ragazzo eccezionale. Bravo Bergami, spero di vederti in categorie anche a te superiori.
e ci arriverai. Ti ringrazio per i complimenti, si vede che dobbiamo lavorare di più. Ancora? E dove vai più? Non devi dormire più. Non devi dormire più. Allora, per andare in Spagna, non so, per pigliare 2 giorni di fede, di vacanze a Natale, per andare senz'altro in Spagna, e chi si è voluto? Allora, per quanto riguarda Sergio, è inutile che lo dico, uno dei miei più raccomandati tecnici, va bene, diciamo così, ok? Grazie, ecco così, così. Grazie, non grazie è vero. Per l'invito che mi fai nella tua trasmissione. Io, lui è un tecnico dove conosce tutto e tutti della categoria della Serie D, la conosce palmo al palmo tutti i giocatori, ma non solo della Campania, ma anche delle altre regioni, dove poi lui oltretutto ha allenato. Lui ha allenato in Basilicata e ha allenato in Puglia, nel Molise, oltre che in Campania. Per quanto riguarda lui, cosa dire? Niente, voleva fare qualche intervista, ma ha visto l'aria che tirava a Bacoli. Sto meglio di no. A rinunciare, meglio che no. La prossima volta ne faccio una in più. Chi non la faccia, senz'altro. Per quanto riguarda l'assessore Di Curti, che è anche un operatore calcistico, in quanto è un procuratore sportivo. Cosa dire? Non riesce a fare un campo sintetico a Curti, che è molto grave. Faccio un appello, se qualcuno mi vuol venire a fare un campo in erba sintetica col Project Financing. C'è un istituto, il Project Financing. No, ma è molto semplice, è bravo, e fallo. No, fate un bel bando di appello, qualcuno. Fate lo stadio e contemporaneamente... No, lo stadio va bene, mi serve solo il tappeto in erba sintetica. No, devi fare i grandi magazzini. Ma se ce l'ha, scusa. C'è tutto. Dentro allo stadio già ce l'hai. C'ho le tribune, c'ho gli spogliatoi. No, sotto. Manca soltanto il campo in erba sintetica. C'ho il palazzetto a fianco. Campo, centro Campania. Il centro Campania dentro lo stadio. Allora, cosa dire, signori? Vi ringrazio. Salutiamo i nostri telespettatori, vi diamo appuntamento a domenica prossima alle ore 20:45, giusto? Certo. Mi raccomando, non mancate. Domani mattina alle 7, comunque, domani mattina alle 7 c'è la replica. C'è la replica fino alle 9. Poi la sera sul TV Capital dalle 21:20. Comunque seguitemi su Facebook che c'è scritto tutto. Io vi ringrazio, vi avevo detto che sarebbe stata una grande puntata, spero che lo sia stata, per me è stato, spero lo sia stata per voi. Arrivederci a domenica prossima.